Il motivo di questa nostra convocazione è quello di informare che una dozzina di cittadini hanno presentato un esposto dal titolo Esposto per temuto danno erariale ed eventuali profili di rilevanza penale in merito alla infrastruttura ferroviaria tratta Genova-Milano, terzo valico dei Giovi, oppure quello che speriamo proprio che non è, che sia proprio pura utopia, ignorare il problema dell'amianto, cioè se non si dice niente, si va avanti, lo scavano, noi non ce ne accorgiamo perché l'amianto è impalpabile, è invisibile, non è. Tra 30 anni si ritrova il Servizio Sanitario Nazionale con un'epidemia a livello locale e il danno erariale saranno i costi sul Servizio Sanitario Nazionale, i costi di bonifica, perché tenete presente che in questo momento tutte le autorizzazioni al trasporto di materiale terre, il piano terre che è stato approvato dal Ministero e dalla Regione, non contemplano discariche speciali, cioè per loro la terra del secondo lotto è terra da conferire a Cascina Armellino, alla Romanellotta, ad Arquata, cioè in zone normali per fare quello che è il modellamento morfologico. Quindi se si verificasse l'ipotesi che noi la prendiamo a scopo, diciamo, didattico, cioè teorico, la scelta di ignorarlo, si verificherebbe un inquinamento di queste zone che sarebbe incredibile. Zone in cui si è convinti, perché agli atti è terra normale, e un domani si costruisce un parco giochi, un qualcosa con sotto l'amianto, che si scava un pochettino, si mette di nuovo in dispersione fibre che nessuno ne sapeva l'esistenza, e si creano epidemie sparse, perché questa terra dove va, dove viene, anche il trasporto stesso. Se non c'è l'amianto, perché bisogna utilizzare un tipo di camion chiuso e non piuttosto un semplice telone? E quindi c'è tutto, in tutti i modi che lo si voglia vedere, un danno erariale è presente. Interessante, tanto per capire qual è la mistificazione del terzo valico, a pagina 35 ci sono le risultanze delle analisi del progetto definitivo. Ora vediamo, si vede poco, ci sono i campioni, l'SR11, 12, 14 e 15. Il 13 dove è finito? Il 13 siamo potuti trovarlo in un documento della Valsugola di confronto e era quello che diceva che presenta la serpentinite con un 92% e si trova nel passo della bocchetta. Questo, chissà perché, è sparito dal protocollo. Un'informazione importantissima. Chiudo con dicendo cosa succede, perché il problema di cosa succede, la grande mistificazione è che quando verrà trovato l'amianto salterà tutto, cioè non si riuscirà più andare avanti, bisognerà bloccarsi perché verrà fuori un problema grosso, che sono i soldi. Alla fine sono sempre soldi. Questo problema era meglio se ce lo si poneva prima e si guardava magari se questi soldi potevano essere utilizzati meglio per fare degli interventi mirati sul territorio. I casi sono tre: quindi rinunciare all'opera, troviamo l'amianto, non possiamo andare avanti. C'è un danno erariale, fare tutto quello speso per fare dei lotti costruttivi non funzionali che a quel punto sono buttati via. Oppure si possono aumentare i costi, quindi altro che costa 6 miliardi e 2, costa molto di più. Danno erariale pari ai maggiori costi dovuti alla presenza di amianto, estrazione, trasporto e smaltimento. Oppure, il terzo caso, che noi pensiamo sicuramente non accadrà e speriamo che non accada, che si ignori il problema, cioè si scavi come se l'amianto non ci fosse, se ne frega delle persone, si va avanti e si crea un danno economico, non indifferente al Servizio Sanitario Nazionale. Queste tre domande, anche chi è favorevole all'opera, dovrebbe porsele, perché la Regione ha detto che c'è la probabilità fino al 50% di trovare amianto. Quindi ci troviamo a dover scegliere tra queste tre cose cosa fare, oppure decidere di fermarci e fare il possibile per fermare. Ma la precisazione migliore che mi fa il polo amianto, quindi per iscritto e posso portarvelo, il polo amianto e la struttura geologica di Sesto monitorano regolarmente sul sito FTP i rilievi pittorici del fronte di scavo della finestra castagnola realizzati dal proponente. Cioè i controlli che sta facendo il polo amianto è di guardare sul sito FTP, che per chi non lo sa preciso è analogo a internet, una particolare struttura di internet, i rilievi pittorici. Il rilievo pittorico è probabilmente una foto del fronte di scavo e questa foto è realizzata dal proponente, quindi chi sta facendo lo scavo carica una foto e i controlli che stanno, questo me lo scrive il polo amianto.